scappano. Sono preziose, sono costose. Noi vi mostriamo, se il pubblico vuole, la grande fabbrica delle parole. Non è un bosco incantato, né un castello fatato. Non è una fiaba, ma pura realtà. C'era una fabbrica in una città, una fabbrica grande, più vera che mai, con il direttore e con gli operai. Questa è la storia di un operaio che, per voler rimediare ad un guaio, trova l'amore in un miraggio e senza parole trova il coraggio di aprire il suo cuore, che fa la magia. Non servono le parole, ma solo poesia.